Sapevate che nelle Alpi ci sono delle piante carnivore e qua ne abbiamo una veramente particolare. Non hanno le foglie che si chiudono come delle bivalve e quindi mangiano gli insetti con diciamo una specie di bocca, ma questa qua usa le foglie. Se ti avvicini con la camera, Omar, puoi vedere questa piantina qua, viola, è bellissima, si chiama pinguicola. La cosa particolare è che non mangia gli insetti qua nel fiore. Il fiore impollina gli insetti e li utilizza proprio per riprodursi, e invece alcuni insetti molto piccoli, tipo delle pulci o degli afidi, possono finire in queste foglioline che sono leggermente appiccicose e poi l'insetto viene digerito. Quindi questa pianta è in grado di sopravvivere in questi terreni poco nutrienti e praticamente asfittici, grazie al fatto che, non trovando nutrienti nei minerali, li trova attraverso gli insetti che digerisce. È veramente spettacolare. Queste sono le bellezze che possiamo trovare nelle nostre Alpi. Ce ne sono altre di piante carnivore nelle Alpi, ma questa è molto particolare perché cresce a un'altezza di 2000 metri come qua.